una cosa di fare un film con i ragazzi della circoscrizione, ragazzi di un'età ancora da definire. E quando ne abbiamo parlato abbiamo detto che questo poteva rientrare nell'argentario retta, perché noi non abbiamo pulito sentieri, non abbiamo fatto cose così manuali e pratiche, però abbiamo iniziato proprio il 13 aprile un percorso tutti insieme. Erano una quarantina di ragazzi di Cognola Martignano, di Lamontagna, non so qualcuno, e abbiamo messo le basi per fare un film il cui titolo quasi sicuramente sarà Il colore del silenzio, un film che parla della problematica del razzismo, del bullismo, di convivenza, ecco, tra varie culture. Ecco, lì abbiamo fatto, quel giorno abbiamo fatto ad esempio un casting, abbiamo fatto i provini, e ci siamo, è stato interessante perché è stata una cosa un po' giocosa. Poi abbiamo fatto alcuni incontri, ci siamo divisi i ruoli, a ognuno è stata data una parte da svolgere. E adesso, alla fine di agosto, abbiamo fatto, ecco, per esempio abbiamo due attori, no, due che hanno partecipato a questo film. Alessandro, anche il tizio che ha fatto le fotografie. Ecco, e poi abbiamo fatto le riprese gli ultimi 10 giorni di agosto. Adesso i tecnici stanno facendo il montaggio e per la fine di novembre, dall'inizio di novembre, metà massimo novembre, sarà pronto. Faremo una prima visione da qualche parte, in una sala del centro stiamo cercando, più altre in altre occasioni a Cognola, insomma, cercheremo là. Perché è stata un'esperienza proprio bella per i ragazzi, sono molto contenti. Questo per dire che Argentario Dei non è solo dipingere o pulire, è anche occuparsi delle persone che abbiamo intorno. E loro fanno un'operazione straordinariamente importante, si occupano dei nostri figli e con loro offrono un percorso culturale davvero ricco. Ma non è l'unica esperienza, per esempio la Casa Serena mi vengono in mente, e ci sono tanti altri. Le infermiere che offrono i loro servizi, insomma, sono tante altre esperienze di Argentario Dei che si pongono su un livello di socialità piuttosto che di manualità. Ecco, a tutti loro davvero grazie. Riprendiamo a parlare, a bere, a mangiare, mi raccomando, facciamo circolare le idee sane. Grazie ancora.